porterò sempre l'esempio di voi, di tutto quello che state facendo. Noi realizzeremo a breve un museo della memoria dove metterò tutte le cose belle che mi sono capitate in questi 110 giorni a me e ai miei amici, perché è giusto che la mia gente non scordi mai tutte quelle persone che si sono ricordate di loro quando stavano in difficoltà. Così Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, cittadina distrutta dal sisma, ad Arezzo per la consegna dei proventi raccolti dai macellai toscani con la cena di solidarietà organizzata ad Arezzo lo scorso 25 settembre, nel corso della quale furono raccolti 12.500 euro. Si cerca di essere sempre presenti un po' dappertutto, non siamo commercianti che lavoriamo solo per noi, ma si cerca di rendere anche un po' quello che poi ci dà la città, quindi di essere sempre presenti. Questo ricavato è destinato alla realizzazione del nuovo teatro di Amatrice e quindi è un'opera precisa, puntuale, e su questo noi siamo molto contenti, perché sappiamo che quando vedremo il nuovo teatro di Amatrice una parte di questo avrà avuto l'aiuto, la firma, il contributo di una parte della città di Arezzo. E noi con questa donazione lo mettiamo sul Museo della Memoria, perché più cultura di quella, che ci sarà Amatrice com'era, il mondo delle persone che ci hanno aiutato, che sono tantissime, chi non c'è più con le loro storie, e poi metteremo le fasi di questa nostra nuova vita. Ecco, si parla di ricostruzione, vi spaventa questa fase che sta attraversando la politica nazionale, questa crisi? No, ma perché questa domanda? Cioè, se oggi la politica si scorda, perché la polis, nell'eccezione, nobile era per la gente, no? Se si scorda di chi oggi è in difficoltà, lasciamo perdere tutti, no? Perché io la do per scontata, per cui a volte rimango basito quando qualche giornalista, non lei, lei è una delle ultime 500 in questi 3 giorni, e mi hanno detto: ma lei, io non ho paura di niente, perché io penso che sia la logica, no? Cioè, la logica, chi oggi ha un ruolo deve stare attento ai bisogni dei propri concittadini, del proprio popolo, perché io sto serenissimo. Ma la solidarietà degli aretini è proseguita anche con una cena organizzata dall'Associazione Cultura Nazionale a favore delle popolazioni terremotate. Quindi un grande evento, Arezzo ancora al centro della beneficenza per i nostri connazionali più sfortunati di noi. Sicuramente non sarà un intervento risolutivo, ma sicuramente cercheremo di dare, come dire, un sollievo per Natale.